Ciao, bentornati a tutti. Allora, pochi giorni fa avevo postato una foto su Facebook, di alcuni prodottini Debbie e Deborah Milano, delle nuove collezioni che sono in uscita e sono uscite a breve. Quindi, per quanto riguarda le novità estate 2013, mi avete richiesto il video, addirittura ti prego. Quindi, ho deciso di registrare un video. Io di solito li recensisco sul mio blog i prodotti, però, siccome mi devo spostare dal mio campo, qual è il make-up, come potete vedere, infatti sono truccata diversamente, vi faccio vedere alcuni prodotti delle novità Deborah e Debbie. Allora, iniziamo con la Pop Collection, è stata recensita anche da Cindy nel canale Debbie. E praticamente io vi farò vedere solo tre prodotti della Pop Collection. Allora, iniziamo dal mio campo, lo smalto, ed è il numero 233, questo color rosa corallo, davvero bellissimo. Io adoro questi colori, sono i miei preferiti. Infatti, per quanto riguarda la Pop Collection, potete vedere anche il video sul canale Debbie, però dei colori della Pop Collection, degli smalti, sono tre, questi qua. Uno, due, tre. Quello che preferisco ce l'ho, il 223, ed è un rosa tendente al fucsia, al corallo, davvero bellissimo. Farò anche delle nail art, quindi lo vedrete presto presto indossato. Poi c'è il 235, questo violetto, e il 234 che somiglia tantissimo al Debbie 60, il mio smalto preferito. Quindi questi tre della Pop Collection. Passiamo al secondo prodotto. Debbie, sempre Pop Collection, ed è il eyeliner colorato che mi vedete su adesso. È un eyeliner col pennello sottile, il numero, faccio vedere un attimino, 01. Andiamo a cercare, così ve lo faccio vedere e vi faccio vedere anche le altre tonalità. Gli eyeliner colorati sono 4, 4 tonalità. Hanno il pennello sottile, il pennello applicatore, e ci sono in vendita verde, blu, arancione e fucsia. E poi, ultimo prodotto della Pop Collection, Eye Pencil Pop, ed è un matitone. Scusate se leggo, però io non sono tanto informata su make-up, però praticamente sono dei matitoni dei colori accesi e stravaganti, sono usciti in 4 tonalità. Arancione, blu, verde e lilla, questi quattro. Io vi faccio vedere quello blu, azzurro più o meno. E è possibile stenderli come ombretto, quindi possono diventare anche ombretti. Ve lo faccio vedere swatchato perché non l'ho usato come ombretto, altrimenti appesantiva troppo. Ed è questo colore qua. Nuovo mascara Debbie, mi trovo benissimo con i mascara Debbie, io avevo l'altro, quello con la confezione fucsia, adesso è uscito questo qua, nero, è un mascara incurvante e allungante, e praticamente dà un effetto di ciglia più folte e più lunghe, effetto ciglia finte, vabbè si sa, non è mai come le ciglia finte, però l'ho usato ieri sera, non mi ha fatto grumi perché per me è importante non avere dei grumi. Ho dimenticato di fare una foto come una cretina perché adesso ho un altro mascara su. Però ragazzi, ripeto, è davvero comodo come mascara. L'applicatore è abbastanza grosso. Rimaniamo sempre in ambito mascara. Vi voglio parlare di questo My Mascara Volume Full Color. Questo qua non è uscito ultimamente, però è stato riconfermato ed è la tonalità numero 03 China Blue. Questo qua. E mi ci trovo benissimo, è quello che ho su adesso, insieme all'eyeliner che vi ho fatto vedere prima. Non fa grumi, il pennello applicatore è più piccolino e quindi pettina bene le ciglia, vi faccio vedere. E poi è di un blu davvero brillante, se lo mettete di giorno, so, sembra un po' appariscente di giorno, però è davvero brillante, quindi è carinissimo, ve lo faccio vedere questo qua. Di Debbie, Kiss My Lips, stanno andando tantissimo i lucidi quest'estate. Io come lucidi non ne uso tantissimi perché la tipica scenetta da lucido che tira la ventata di vento, pa, si attaccano tutti i capelli sulle labbra, quindi non sopporto i lucidi, però non sopporto i lucidi che danno un effetto che si attacca, addirittura ho visto delle ragazze con... Cioè, si formano proprio delle striscioline, brutto da vedere. Però questo lucido qua, cioè quando parlo,
non si attacca, perché io i lip gloss non li sopporto. Questo lucido non si attacca, devo dire che comunque è abbastanza fluido, e anche col passare, perché io sono molto fissata con il trucco che non cambia col passare del tempo. Col passare del tempo, non del tempo della serata, del tempo proprio dei mesi, non diventa denso. Quindi il lucido per me non deve essere denso, ma deve essere... Come posso spiegare? A parte buono di sapore perché è un odore gradevole, deve essere omogeneo, quindi non deve attaccare la bocca. Sono 2 minuti che sto a dire che non deve attaccare la bocca. Non si deve attaccare la bocca. Ah, mi sono dimenticata di dire che è il numero 23 Posh Coral. Faccio vedere una foto, l'ho ingrandita. Posh Coral. Un corallo. Poi vi faccio vedere, passiamo prodotti, continuiamo con i prodotti Debby, questi sticker per unghie, li ho recensiti sempre in questo video che trovate qui. Questi sono il numero 06, praticamente la tonalità leopardata. Poi infine, che ho messo in rotta, mi dispiace, col trasporto, questa terra di Debby che fa, ha due funzioni, fa da terra abbronzante, e ne ho bisogno, mi sto abbronzando un pochettino, spero si veda, e da blush brillante però, non mi piacciono tantissimo i blush brillanti però. Parliamo anche di Deborah Milano che ha lanciato queste matita occhi tenuta estrema, si chiamano le Fluo Pastel 24 ore, e vi faccio vedere queste due tonalità, un violetto e un verdino, ve le swatch tutte e due. Sono con la punta quella che esce girando, così. Sono delicate queste però, le ho già provate, quelle della collezione. Ve la faccio vedere swatchata. Questa può essere utilizzata velocemente quando non si ha tempo come gli eyeliner. La viola e la verde. La verde mi piace tantissimo, verde acqua. Con il vestito verde Tiffany la userò. Ve la faccio vedere, queste due, non questo sopra, queste due. Numero 03 Esmerald, questo è un eyeliner tenuta estrema, praticamente è un eyeliner a pennarello, sembra proprio un pennarello per scrivere, bello. Come potete vedere qua la punta si vede benissimo, quindi ha la punta che davvero fa... Si vede proprio, sembra la punta dell'eyeliner. Ho messo l'eyeliner sulla mano. E poi vi faccio vedere infine questo eyeliner waterproof 24 ore, nero brillante, precisione e tenuta estrema, sempre di Deborah Milano, con il pennello in felcro duro. Allora, io non ho mai usato questo pennello qua. L'ho usato ieri sera. Ieri sera ho messo il mascara, quello Debby è questo, su. E devo dire che è abbastanza comodo. Vi faccio vedere la scrivenza. Guardate, proprio scrive proprio velocemente. Proviamo a fare una linea dritta. E il pennello è così. Tipo un calamaio. Ed è la tonalità black, questo qua. Quindi questi erano tutti i prodotti. Io vi ho fatto un video che non so quanto dura. Dobbiamo vedere, tagliare alcuni pezzettini. Quindi ragazze, fatemi sapere un pochettino cosa ne pensate, se acquisterete qualcosa. È davvero molto carino. Io sicuramente voglio provare gli altri eyeliner. Voglio provare gli altri eyeliner Debby. Quindi se li trovo, eyeliner pop. Questo qua è turchese, mi piacciono tantissimo per quanto riguarda l'estate, di abbinarli con i vestitini, le magliette. Quindi davvero carinissimi. Fatemi sapere quindi in un commento cosa ne pensate, guardate il video della collezione Debby che ho fatto nel loro canale, vi mando un bacione a tutte, ciao!